Solo Optimist di Agrigento oggi festeggia i 20 anni della sua nascita e tra l'altro nell'iniziativa c'è pure la conclusione di un corso di alimentazione che avete fatto durante tutto l'anno nelle varie scuole agrigentine. Sì, nel 1997, esattamente il 10 maggio, veniva fondato ad Agrigento il Soro Optimist Club, quindi 20 anni fa. Abbiamo messo in atto 2 giornate di manifestazioni per ricordare questo nostro ventennale, per ricordare la nostra presenza che riteniamo sia stata incisiva in questi anni ad Agrigento e anche nella provincia. E questa è la prima delle manifestazioni. All'interno di questa manifestazione, oltre a parlare di questi nostri 20 anni, parleremo anche di alimentazione e salute ambiente, perché oggi è la giornata conclusiva di questo progetto che vedrà riunite le 5 scuole che hanno partecipato. Daremo poi alla fine di ogni intervento delle singole scuole una targa in ricordo. Vedremo i contributi che le scuole hanno presentato durante il corso dell'anno scolastico, certamente non tutti perché sono stati davvero numerosi e molto pregevoli, semplicemente un piccolo così assaggio. E soprattutto ascolteremo una cosa un po' interessante, è il coro di lettura dei bambini della scuola media Real Monte. Sarà una festa per tutti, una festa del Soro Optimist, ma anche una bella festa per le scuole. Domani anche una serata di gala con un concerto al teatro. Sì, la cena di gala sarà preceduta da un concerto aperto, come sempre, alla città, il nostro secondo concerto di primavera. Il primo l'abbiamo realizzato l'anno scorso in occasione del 19° della nostra fondazione. Ci è sembrato giusto quest'anno riproporre questa bella esperienza. Sarà nel foyer del Teatro Pirandello, si esibirà un duo pianistico, Maria Rita Pellitteri e Giuseppe Visconti, e ci sarà anche la presenza di una giovane sassofonista, Giorgia Grutta, che il nostro club ha presentato un concorso nazionale indetto dal Soro Optimist Giovani Talenti della Musica e si è classificata al terzo posto. Quindi sarà anche questa una manifestazione estremamente interessante e molto significativa. Lei è stato, diciamo, un partner per i corsi di alimentazione che il Soro Optimist ha fatto, ha curato in tutte le scuole durante quest'anno. Sì, mi hanno invitato a Soro Optimist, che ringrazio per svolgere alcune lezioni sull'alimentazione. Oggi, come sappiamo tutti, per stare bene bisogna mangiare bene, ma in questo periodo con tutti i cibi, tra virgolette, falsificati, surrogati, inquinati che ci sono, bisogna conoscere veramente bene l'alimentazione e i cibi per fare una vita sana. Questo progetto del Soro Optimist ha voluto proprio coinvolgere ragazzi grandi, ragazzi delle scuole superiori, ragazzi delle scuole medie e hanno prodotto dei lavori veramente commoventi, direi. Ci hanno così coinvolti nella loro complessità, cioè i ragazzi hanno questo tema lo hanno sviscerato in tutte le sue problematiche, perché il discorso dello spreco alimentare, che noi era il progetto del Soro Optimist nazionale, l'abbiamo voluto poi appunto suddividere in alimentazione, salute, ambiente, proprio perché è un tema che da cui dipende anche il futuro, direi, di questo pianeta, e i ragazzi l'hanno perfettamente compreso.